È stata la fanfara dei bersaglieri ad aprire la celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Barbara all'interno della Galleria Caltanissetta, che si sta realizzando nell'ambito dei lavori di raddoppio della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Un appuntamento molto atteso dagli operai coinvolti nel cantiere, che si sono ritrovati assieme ai dirigenti dell'ANAS e della Empedocle 2, alle autorità civili e militari, oltre ai numerosi intervenuti attorno all'altare allestito all'interno della galleria scavata dalla TBM, la mega talpa ribattezzata Barbara a memoria della santa protettrice dei minatori, molto venerata in cantiere in tutto il territorio ricco di giacimenti di sale e zolfo. A celebrare la messa Don Vincenzo Giovino, cappellano della chiesa che si trova all'interno del cantiere, dedicata a Giovanni Paolo II. Oggi è un giorno particolare per questi lavoratori, perché hanno realizzato questo momento di festa perché ci credono veramente. Loro sono accompagnati dall'intercessione di questa santa, sono delle persone che sono abituate anche a vivere una fede anche profonda, perché la esprimono in tutto quello che fanno. Io sono il loro cappellano e quindi ormai li conosco un po' più da vicino. Quello che fanno lo fanno con convinzione, con cognizione di causa. Non è soltanto un momento entusiasmante oggi, ma è un momento vero di preghiera, di fede. Loro ci tengono ogni anno a festeggiare Santa Barbara. Santa Barbara li accompagna anche perché conoscono la vita di Santa Barbara e sanno che lei ha avuto una conversione profonda, perché dopo che ha conosciuto il Signore ha cambiato radicalmente vita, talmente l'ha cambiata che è stata in grado di donare la sua vita al Signore. Una messa lo scorso anno svoltasi dinanzi alla talpa in fase di montaggio, che quest'anno si è voluta celebrare all'interno della galleria. Un'occasione per aprire il cantiere alla cittadinanza e fare anche il punto sui lavori giunti quasi a metà dell'opera. E finalmente possiamo dire di celebrare la messa nella galleria che stiamo realizzando. Siamo dentro ormai 2 chilometri. Stiamo facendo produzioni di assoluta eccellenza che sono quasi uniche sul panorama nazionale. È un'eccellenza che offriamo al territorio assieme al nostro impegno, che potete, chiunque può stare certo che è il massimo per poter dare l'opera finita nei tempi e nel rispetto delle aspettative del territorio stesso. La macchina in questo momento, più che al giorno, è meglio dirlo a settimana, scava intorno ai 150 metri di galleria finita a settimana. E consideriamo di finire la prima canna, cioè una delle due vie di corsa, per l'inizio del mese di maggio, e la seconda, quindi il completamento della galleria, per marzo. L'opera sarà pronta per la fine del 2016.